Un capistrello in giornata di gloria ferma la corsa dell'Aquila verso il primo posto in classifica. I granata di Paolo Giordani vanno in vantaggio, sprecano il rigore della vittoria e vengono raggiunti a tempo quasi scaduto. Due gli uomini che tengono a galla il rossoblù di Cappellacci, il portiere Domingo Dalmasso, migliore in campo, e l'ex di turno Stefano Miccichè, suo il gol che evita il tracollo. Moderato turnover nell'Aquila, davanti si rivede dal primo minuto Pasquale Maisto, largo a destra con Miccichè sull'altro lato e Catalli ad agire da falso 9. A centrocampo Maia da titolare per Bisegna con Altares preferito a Zanon. Il primo squillo è proprio di Bisegna con la specialità della casa, tiro da fuori e palla che sorvola la porta di Fanti. Capistrello con De Meis in regia, coadiuvato dalla freschezza di Di Renzo, davanti Franchi e Salvati, dietro Cirelli. Il 9 è il più pericoloso dei suoi e va vicino al vantaggio al 12esimo con la zampata sul corner, se la cava la difesa rossoblù. Al quarto d'ora prova a dare la scossa a Rosano, che va di collo pieno ma non impensierisce Fanti. Ben più pericoloso il tentativo di Catalli, imbeccato dalle noci, inserimento perfetto del 10, spizzata che sfiora il palo. Alla mezz'ora ancora Bisegna, ma il suo piazzato è facile preda di Fanti. L'Aquila manovra, ma il capistrello intasa le linee e attacca in campo aperto. Al tramonto del primo tempo, nel secondo minuto di recupero, i granata vanno in vantaggio. Lombardo pennella per Cirelli, che risponde presente sul primo palo e fa 1-0. All'intervallo Cappellacci corre ai ripari e inserisce Di Paolo e Zanon per Antares e Maisto, ma il capistrello ad avere la chance del raddoppio. All'11esimo tocco di mano in area di Ricci per Sciuba di Pescara e calcio di rigore. Dal dischetto Domingo Dalmasso ipnotizza Cirelli e cristallizza il risultato. Il portiere tiene a galla l'Aquila e i suoi ci provano al 17esimo con Ricci, che prova a riscattarsi ma manda alto e frana su Fanti. Su punizione ci prova anche Miccichè, ma il piazzato non inquadra lo specchio. Il capistrello replica con Fantauzzi, ancora buono l'intervento di Domingo prima dei due tentativi del neoentrato Pellecchia. I granata continuano a pungere in contropiede. Di Francesco Antonio, appena entrato, si invola verso la porta, ma il suo tiro debole è bloccato da Domingo. Servono ancora i guantoni del portiere per tenere in vita il rossoblù. Il numero 1 salva su Di Francesco Antonio, imbeccato da un ottimo Lombardo. Nel quarto dei 6 minuti di recupero arriva però la beffa. Zanon pennella un cross al bacio per la testa di Miccichè, che supera Fanti e fa 1-1. L'ultimo brivido lo regala Catalli su punizione, ma il suo tentativo sfiora il legno a Fanti battuto. Finisce 1-1, primo punto per il capistrello. L'Aquila costretta ad inseguire Chieti. Vabbè, sapevamo che dovevamo fare la prestazione della vita per competere con loro. Tanti ragazzi hanno fatto più di quello che ci aspettavamo tutti quanti. Naturalmente l'amaro in bocca per il gol preso nell'ultima palla, però siamo soddisfatti. Noi l'avevamo detto, lo continuiamo a dire finché tanto finirà il campionato. Noi vogliamo adesso le prestazioni. A luglio, agosto parleremo di punti. E naturalmente è un'iniezione di fiducia, ma penso che il pareggio con una squadra come l'Aquila dà uguale un'iniezione di fiducia incredibile in tutti, alla società, a noi, a chi ci sta dietro, e bene così. Ma la partita che abbiamo sofferto, nel senso che non abbiamo mai preso il pallino del gioco, è stata sempre una partita sporca dove si correva su e giù, si sbagliava tanto, e quindi abbiamo fatto una partita che non ci sta in questo tipo di campionato. Difatti non l'abbiamo vinta giustamente, e anzi abbiamo rischiato di perderla perché loro hanno avuto l'occasione del rigore. Poi insomma nel finale noi, un po' per le energie che venivano a mancare a loro, un po' perché non avevamo nulla da perdere, ci siamo buttati in avanti, si è creato qualcosa sempre su mischio, su palle buttate dentro, abbiamo trovato il pareggio che comunque diciamo dai, che comunque accettiamo perché quello ci siamo meritati, ma che comunque non va bene perché se insomma vince il campionato passa anche da vincere questo tipo di partite.